Ah, stato giusto. Guardate, il problema dico io è sempre Viale Italia, perché Viale Italia diventa un fiume. E la portata aumenta dell'acqua e poi gira, fai vedere come gira di qua. Qua c'è un canale, vedete? C'è un canale, mentre lì non c'è, perché lì è rimasta un poco di quella cunetta fatta vent'anni fa è stata fatta, e lì l'acqua si ferma. Ma qui c'è questo canale, Davide Cafaro, sindaco, geometra, guardate, questo canale è anche lì, che se l'è mangiato l'asfalto, non c'è più. Vieni qua, guarda che non c'è più l'asfalto, qua c'è il cosiddetto Tuvenà, si chiama, perché qui è lo strato del Bander, questo è lo strato del Tuvenà, perché noi discendiamo da famiglie, no? Mio nonno, tutti quanti erano qua, quindi lo sappiamo, ma pure il geometra sa che suo padre le faceva le strade. Se fosse vivo la buon'anima Valentino, sai che questo è il Tuvenà. È il primo strato di una strada, il primo strato che si mette conglomerato di Salvatore, ma questo mancano qui. 5 centimetri di bander qua, guarda, mancano 5 centimetri di bander, mancano. E inoltre manca il tappetino. Dove c'è il tappetino che l'hanno fatto, perché hanno fatto lì scavi, coso, guarda, dove c'è il tappetino l'acqua non va, come lì non va. No? Questo canale porta acqua sempre lì a Soleto, cioè da Soleto, dal centro di Soleto porta a Viale Salento, ma dammelo poco. Guarda, questa è la situazione. Allora, l'acqua, ormai il temporale se n'è andato, Viale Italia è diventato un fiume, anche se comunque se ne sta andando. Però l'acqua qua gira e se ne va in Viale Salento, in via Puglia. Qua se ne va, puruca spicciata, se ne va. Questa è la situazione. Invece là non se ne va, geometra Valentino Latino, non va lì, perché lì c'è il tappetino originale suo. Mentre qua, siccome si è scavato nel corso degli anni, 20 anni, qua si è scavato il primo strato, il secondo strato, e quindi si è formato un canale, e l'acqua defluisce. E noi abbiamo sempre questo problema dell'allagamento, come potete vedere da lontano. Allora mi diceva l'amico Antonio Miccoli che cosa potremmo fare qua? Ho suggerito un'idea. Sacchetti di sabbia. Perché qua basterebbe mettere una ventina di sacchetti di sabbia, come quando succede all'alluvione, no? 5 centimetri, quella mezz'oretta si mettono i sacchetti e l'acqua se ne va da quella parte. E vediamo se raggiungiamo lo scopo. Ma basterebbe fare questo discorso qui. Con 500 euro di tappetino, io ho detto anche al sindaco e al vice sindaco, nostro amico Davide Cafaro, che quelle 500 euro sono disposto a metterle io di tasca mia. A fare di tasca mia le metto, 500 euro. Ma se paghiamo tante tasse, pure le 500 euro. Ma per dire, se non ce l'hanno. Ma se paghiamo tante tasse, pure dare 500 euro, tocca ne accorpa. Vabbè, però ti voglio dire che a male estreme, estremi rimedi, facciamo una raccolta qui vicino. Facciamo questo cambio di livelletta, gli mettiamo il tappetino, finiamo di bloccare quel canale, che si vede chiaramente quel canale. Ancora gira il canale lì, e tutto è fatto. Praticamente il problema l'abbiamo risolto. Siamo rimasti pure con la macchina. Vi saluto.